Bentornati nella nostra rubrica App Store. Simon, che cosa hai combinato? Ho sperimentato con il quad e ha vinto il quad. Sì, scommetto che andavi un po' veloce, eh? Ma queste cose le devi far fare a chi è capace, te lo dico sempre. E poi una lavata prima di andare in onda, no? Ma ho lavato il quad. Scommetto che fai parte dei Mad Riders. Assolutamente sì, e ne sono fiero. Ragazzi, è un gioco veramente incredibile, Mad Riders. È disponibile su PC, Xbox Live e PSN. Oh, attenzione a non cadere, eh? Oddio, un gioco da ragazzi, che paura. Ho quasi voglia di vedere il servizio insieme a voi. Dopo il buonissimo Nailed, Techland ritorna al binomio fango e videogiochi con Mad Riders, questa volta optando per il digital delivery su PC, Xbox Live e PSN, ad un prezzo assolutamente concorrenziale. Mad Riders è un gioco di corse arcade con protagonisti assoluti famosissimi e ormai inflazionati quad. Non c'è spazio per la simulazione, né per staccate al limite. Non allontanerete mai il dito dall'acceleratore e il vostro unico imperativo sarà quello di accumulare più boost possibili da consumare nei momenti più indicati. Che si tratti di un prodotto sviluppato con cognizione di causa, lo si intuisce immediatamente, sin dal chiassoso menu principale. Trattandosi di un titolo scaricabile da internet e particolarmente economico, ci si lascia piacevolmente sorprendere dalla presenza di una corposa modalità single player e dal multiplayer online. Per quanto concerne il gioco in solitaria, oltre alla gara veloce, è presente un lungo torneo, diviso in ben 8 competizioni da 5 gare ciascuna. Ognuna di esse mette a disposizione 3 stelle, ottenibili in base al piazzamento, che vi permetteranno di sbloccare nuovi livelli, quad e skin per mezzi e piloti. È presente inoltre il multiplayer, aperto ad 8 giocatori. Dal punto di vista del gameplay vero e proprio, Mad Riders si rivela ben sviluppato, divertente e assuefacente. Il modo migliore per descrivere le sensazioni che è capace di restituire esagerando è quello di accostarlo a F-Zero o Wipeout. Pur non scadendo mai in impossibili giri della morte o in sezioni da percorrere sottosopra, ogni pista si rivela un riuscitissimo mix di saliscendi da vivere a velocità folle. In questo Techland ha dimostrato di saperci fare alla grande, proponendo tracciati ben congegnati e, cosa più importante, mai scontati e generosi di strade alternative. Ogni curva nasconde una rampa, ogni rettilineo una biforcazione capace di farvi guadagnare o perdere terreno sugli avversari. Il tutto poi deve essere considerato tenendo conto della frenesia dovuta alle incredibili velocità toccate dai quad. Il tempo per scegliere la traiettoria migliore sarà sempre ridotto all'osso, così come quello per rendersi conto di essere caduti in un baratro senza fondo. Al di là dell'ottimo senso di velocità, gli sviluppatori sono riusciti a implementare una buona fisica. Nonostante l'impostazione assolutamente arcade, il peso dei quad si sente, e anche quando sarete sbalzati a decine di metri d'altezza e dovrete preoccuparvi di atterrare nel modo migliore possibile. Un gameplay stratificato, una longevità sopra la media e l'ottimo multiplayer certificano l'appetibilità di Mad Riders, capace di proporre un grande valore produttivo. Un titolo quindi assolutamente consigliato.